Sono incazzato come una bestia. Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Sono un po' incazzato, però ora vi faccio vedere perché. Ecco qui il perché. Allora, ho preso un registratore a bobine su eBay. Io sono appassionato di queste cose, no? E purtroppo il problema di comprare queste cose su eBay, di comprarle in generale, è che come minimo non funzionano, anche quando c'è scritto perfettamente funzionante. Funziona alla perfezione? Difficilmente funzionano, perché io ne ho comprati diversi dei registratori e per esempio l'X10R era totalmente inchiodato, aveva tutti i controlli fuori posto, era totalmente starato, era venduto per perfettamente funzionante. Poi il Sony, perfettamente funzionante secondo quello che lo vendeva, non funzionava neanche per idea, era completamente inchiodato, completamente starato, e anche questo era stato fatto vedere da un tecnico specializzato che l'aveva sistemato per le feste, non funzionava niente. Poi questo è il primo UER che ho comprato e sembrava funzionare, però aveva il motore fuori uso, le cinghie interne erano sbagliate, le ho dovute cambiare, poi ho dovuto ritarare alcune cose, ho dovuto cambiare dei condensatori perché erano troppo grandi, andavano a sbattere, non si chiudeva la scheda di preamplificazione, insomma un macello. Anche questo venduto per perfettamente funzionante. Il secondo UER doveva funzionare secondo chi me l'ha venduto, era stato controllato, l'aveva controllato lui stesso, un canale era fottuto completamente. Per assurdo l'unico che invece ha funzionato è questo Revox B77, e questo era venduto come soprammobile, cioè questo era venduto come guasto, invece ha funzionato perfettamente. Con questo filmato cosa voglio dirvi? Lasciate perdere, non vi mettete a comprare questa roba, perché veramente 99% state tranquilli che non ci levate i piedi. E ora, io sono un po' incazzato, però magari aprendo questo pacco l'incazzatura mi passerà, oppure mi incazza ancora di più, perché a vederlo questo pacco non mi lascia assolutamente sperare bene. Procedo ad aprirla qui. Speriamo bene. Allora, sarebbe questo un Thunderbird 10 XD ad alta velocità, quindi è anche una berba come... Sarebbe veramente un bel registratore. Ora, a vederlo così, non saprei. Ho paura di guardarlo proprio. È tutto incellofanato, sembra a modo. Poi dopo uno lo guarda meglio e ci resta di merda. Io a vederlo così, cioè così dal cellophane, sembrerebbe tutto a posto. Ora, a guardarlo meglio, io ho paura poi di trovare quel dettaglio, quel particolare schiantato, perché di solito succede proprio così. Veramente, se è arrivato sano, sul serio, ho avuto fortuna, perché per fortuna che comunque ho usato il polistirolo tutto attorno, ma vedete che qua si è rotto, per esempio qui si è troncato il polistirolo, però forse è riuscito comunque a proteggere il registratore. Speriamo bene. Togliamo il cellophane. Momento della verità. Qui sopra è metallico addirittura, soltanto i lati sono di legno, mi sa che è tutto di metallo. È la prima volta che vedo un Thunderbird, mai visti assolutamente. Dunque, lo vedete prima voi di me, perché io sono dietro, quindi non lo vedo. Lo vedo dopo. Come posso fare?
così. Togliamo il cellophane da qua. Forse questi proprio un po' piegati, ma questo non sarebbe niente. A vederlo da qui, da sopra, io sono sopra, vedo questo piattello più in fuori, questo un po' più in dentro, ma sembra piegato in giù, a dire la verità. Questo sembra piegato così, ma non è detto che sia, perché è piegata la lamiera qua, sì, è un po' piegata la lamiera in fuori qui. Questo non è detto che sia colpa del corriere, ma non lo so. Andiamo davanti. No, forse questo è stato riassemblato solo male. Questo è un po'... vabbè. Oh, porca puttana. Ah, no, 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 questa è fatta così. Avevo visto una testina piegata. No, questa è fatta così perché c'è il cross field. Sono due testine che chiudono una sull'altra. E la madonna, vedete? Così. E a questo punto lo testo, lo smonto e vediamo come ho costruito dentro, vediamo se funziona, se qualcosa si muove oppure no. Prima di smontarlo ho montato le bobine perché volevo vedere che effetto faceva ed ho scoperto subito il primo difetto che farebbe sì, per un acquirente normale, di non poter utilizzare il registratore e di doverlo portare subito da un tecnico. Le bobine non si muovono, sono piantate perché strusciano sul corpo del registratore. I piattelli sono montati male, sono troppo incassati all'interno del registratore e le bobine praticamente strusciano sul corpo, non funziona assolutamente niente. Allora, ho smontato il più possibile, praticamente l'ho aperto tutto e c'è una bella cosa qua giù. Ecco, guardate un po' qua. Vedete tutti questi circuiti che sono qui dietro? Queste sono tutte le schede dell'amplificatore, preamplificatore, tutti gli stadi audio praticamente. A parte il fatto di tutti questi condensatori elettrolitici gialli che vedete, sono tutti condensatori della Fraco, che è una delle peggiori marche in assoluto di condensatori, che venivano fatti in Germania, e purtroppo questi condensatori, che sono praticamente, lo infestano tutto questo registratore, sono veramente dovunque, e quasi sicuramente qualcuno in corto, in perdita ci sarà, perché questi sono proprio noti a tutti gli appassionati che praticamente non sopravvivono assolutamente al tempo. Comunque poi vedremo, ma la cosa più bella è che questi circuiti sono fermati da questa barra qua sopra, ma la barra, come vedete, non è fermata, è buttata dentro così, guardate, vedete, è attaccata così, cioè è messa lì appoggiata. Quindi andiamo a vedere l'asta cosa diceva. L'asta diceva che il registratore si accende e emette un ronzio, però i motori girano, praticamente lascia intendere che comunque bene o male funziona. Poi viene detto che lui non se ne intende, che è roba che gli è stata data, che l'ha ereditata, eccetera. Quando ci sono questi discorsi è sicuro che l'oggetto poi non funzionerà. Lo sapevo, quindi non ci sono problemi. E il problema è che c'è veramente pieno di questi condensatori, mamma mia. Dalla parte frontale si nota subito una cosa, che la cinghia che fa muovere il capstan è staccata, però non è rotta, è soltanto uscita dalla sede, quindi significa che si è allentata e questa è una cinghia che sicuramente andrà cambiata.
Queste sono praticamente tutte le schede che compongono l'amplificatore di uscita e probabilmente il sistema Dolby. Questo dovrebbe essere proprio il modulo che amplifica direttamente proprio il segnale che esce dalle testine. Questi elettrolitici qui, questi insomma sono veramente molto datati e sono sicuramente tutti da cambiare. I trimmer anche sono di quelli scoperti, quindi si rompono con niente. La cosa bella è che è tutto smontabile, molto accessibile come montaggio veramente professionale, per quello non si può... Oh, qui c'è qualcosa, Vedete questo trimmer qui e vedete questo trimmer di qua? Questo trimmer non può funzionare. Ce ne manca mezzo. Quindi è impossibile che funzioni questo registratore, cioè così non può funzionare mai, proprio non esiste. A quanto pare queste sono le schede del Dolby, del riduttore di rumore Dolby. Vedete, c'è il logo Dolby sui due integrati e il trimmer che manca è proprio su una di queste due schede, quindi di qui passa il segnale sicuramente. Bisogna vedere se ci passa anche quando il Dolby è escluso, quindi una probabilità che funzioni lo stesso ci potrebbe essere. L'interno comunque è abbastanza pulito, c'è solo poca polvere e poi qua giù io vedo che questo condensatore qui, questi sono i condensatori di marcia dei due motori che fanno funzionare le bobine. E questo condensatore qua ha una perdita, come vedete qua giù c'è proprio una colata proprio dal condensatore, quindi probabilmente questo qui non sarà più efficiente come dovrebbe essere. Questo di qua invece mi sembra a posto, però anche questi qui ad ogni modo è bene cambiarli. Allora, a questo punto gli do attenzione, vediamo che succede. Eccolo! E il ronzio di cui si parlava appunto nella vendita nell'asta eBay è sicuramente il rumore del motorino, perché la cinghia, come avete visto, se ne va. Ora riprova la velocità più bassa, perché questa era la massima velocità, 15 PS, proviamo con 3. Ecco. E la cinghia non è saltata. Anche su 7,5 non salta e quindi per ora lo lascerei stare così. Il gruppo delle testine è anche interessante, perché vedete che ci sono 1, 2, 3 e 4 testine. Questa testina è dalla parte opposta rispetto a dove dovrebbe essere. E infatti questo è un registratore cross field, ovvero questa è la testina di cancellazione, questa è la testina di registrazione, questa è la testina di riproduzione e questa è la testina del bias, quella che dà la premagnetizzazione al nastro che permette al registratore praticamente di funzionare ad alta fedeltà. Quando si va a chiudere la meccanica del nastro, vedete che questa testina va a chiudersi sopra quest'altra. Il nastro passa qui in mezzo e da una parte riceve la corrente di bias, dalla parte di qua invece il nastro viene registrato, cioè qui c'è il segnale che viene registrato sul nastro. La pulizia la vado a fare con alcol isopropilico dalla Danimarca e cotton fioc. Testine pulite abbastanza, va bene così. Invece mi sono accorto che non c'è la cinghia del contanastro, non c'è assolutamente, quindi il contanastro non funzionerà. Allora, come vedete il registratore risponde ai comandi, ora sicuramente non funzionerà dal punto di vista audio perché manca quel trimmer famoso su una delle schedine del Dolby System, però escludendo il sistema Dolby può anche darsi che riesca a funzionare o come minimo funzionerà un canale solo. Quindi ora faccio una prova.
Allora, ho montato queste due bobine da 5 pollici perché nel caso posso ascoltarle poi con l'Ure che è laggiù dietro, che anche quello è un due piste come questo qui. E all'ingresso ho collegato l'iPod e come per ascoltare poi ho collegato la cuffia. Quindi iniziamo e vediamo subito che succede a mandargli dentro qualcosa. Vediamo, da qui non si muove niente. Vediamo se tiro su input. Qualcosa si muove. Qui non si sente assolutamente niente. Sì! Va! Va un canale solo. È evidente che l'altro canale è quello dove praticamente passa il segnale dal trimmer che non c'è e quindi si sente da un canale solo. E provo a registrare qualcosa. La cosa incredibile è che funziona. Registra! Registra! È incredibile, registra! Allora bisogna vedere se registra su entrambi i canali. No, non è pazzesco. A questo punto prendo l'Ure e ascolto il nastro con l'Ure e vedo se ha registrato su entrambi i canali. Vediamo. Se ha registrato su entrambi i canali si dovrebbe vedere dai V-meter. Eccolo! Questo è un canale, questo è l'altro canale e ha registrato su entrambi i canali. Allora, ho stoppato la registrazione video e ho fatto ulteriori prove per conto mio perché non vi voglio annoiare più di tanto e la situazione non è chiara perché registra su entrambi i canali sempre. Il preascolto però va su un canale solo, ma questo canale solo preascolta tutti e due i canali, cioè praticamente sembra che il canale destro e sinistro vadano tutti sull'uscita, tutti e due sull'uscita destra. La vedo dura, veramente dura. Sarà forse per il prossimo anno, perché ora ho da fare veramente troppe cose. E invece no, secondo voi potevo lasciar stare così? Assolutamente no. Ho trovato dov'era il guasto, che poi non era altro che un interruttore rotto, e l'ho fatto funzionare. E ora eccolo qui, ve lo faccio sentire. Ok, possiamo proseguire con il filmato. E questo però rimarrà così. Ma ce n'è un altro in arrivo. E questo è un registratore russo. È un Olymp 005S1. E come vedete, il signore che me lo ha spedito e mi ha fatto questo filmato per dimostrarmi che il registratore funziona. Poi bisogna vedere quando arriva qui, sempre che ammesso che arrivi sano, perché l'SDA che me lo consegnerà sicuramente farà del suo meglio per distruggerlo. Beh, insomma, che vi devo dire? Vi ringrazio di aver visto questo filmato e se vi è piaciuto lasciate un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che non fa mai male. E per ora è tutto, io vi saluto e mi raccomando, voi restate sani.